con chi si vede? Oh, Eddie non si vede. Eddie, vieni qua. Non fare quello che sei. Ogni nostro video c'è Cookie qua, Eddie, c'è anche Eddie. Esiste Eddie. Buongiorno. Buongiorno. Oggi è... Vediamo il giorno, aspetta che uso il mio touch, naso touch. Martedì. Oggi è martedì 7 e sono le 12 e mezza, è un po' tardi però fa niente. E abbiamo fame, io ho fame. E quando abbiamo fame noi ci facciamo le lasagne. Magari. No, però oggi abbiamo un pacchetto di lasagne da farci, abbiamo deciso di farci le lasagne. Al pesto, perché abbiamo comprato tantissimo pesto al Lidl. Buonissimo il pesto del Lidl. E quindi adesso facciamo le lasagne insieme e poi le assaggiamo insieme. No, non sì, le regaleremo solo noi. Non siamo però a farvi vedere, dirvi quanto usiamo di uno. Cioè no, certo non è una ricetta. Tanto, tutti sappiamo fare le lasagne, tutti sappiamo fare la besciamella. No, la besciamella no, dai. Vabbè, però ci sono un sacco di ricette, ognuno la fa come vuole. E poi comunque ci teniamo, Cookie ci tiene a ringraziarvi perché siamo quasi a 700. Cookie, 700? Io sinceramente pensavo che se fossimo arrivati a 100 era già un miracolo. È vero, Cookie? È vero, Cookie? No, datemi cibo, io ho fame, sono piccolo, devo crescere. Sono vabbè, piccolo. Facciamo perdere le Cookie e andiamo a cucinare perché c'è una fame pazzesca. Chuck. Chuck si gira? Un po' di olio. Lo facciamo con metà maionese. C'è questa maionese! Maionese. Non lo so. Un po' schifosa, secondo me. La lasagna la maionese. No, allora facciamo la besciamella con metà margarina e metà olio, perché così è un pochino più leggerina e anche più saporita. Però non perdi lo stesso gusto. Più o meno io ci metto sempre un cucchiaio. In realtà viene più saporita con un po' d'olio. Non scende mai. Mettiamo la farina, io vado sempre a occhio, forse è caduta un po' troppa per il momento. Intanto mi serve di besciamella, non c'è il sugo. Abbiamo fatto la besciamella, adesso mettiamo il pesto. Sapete che qual è il pesto che usiamo noi? Noi usiamo questo pesto qua. Ah, c'è l'etichetta. Lasciate perdere l'etichetta, perché comunque l'etichetta loro non è un prodotto fisso, lo tengono una settimana e dopo una settimana devono sbarazzarsene. Infatti scade nel 2024 se non sbaglio. Sì, devono fare spazio per le nuove promozioni. Non lo trovo adesso, forse sul tab. Nel 2025 scade, vedete? Non si vede. Dammi, lo faccio vedere. Nel 2025, quindi... Non si vedrà mai. Non scade. C'è troppa luce. Vabbè, fidatemi. Piuttosto mettiamo una foto. E quindi noi lo prendiamo perché poi invece di costare 1,40€ costa... Alla fine lo paghiamo 97 centesimi. È quello senza formaggio. Senza formaggio, con gli anacardi se non sbaglio dentro. Adesso ci poi diranno che gli anacardi... è buonissimo, guardate. No, è veramente buono, davvero. Si vede. Adesso ci mettiamo un vasetto. E eventualmente ne apriamo, mettiamo anche l'altro. Se avete assaggiato questo pesto... all'inizio, quando era appena uscito e non vi è piaciuto, ci sta, perché all'inizio non era che sapeva solo di aceto. C'è anche adesso, se non sbaglio. C'è ancora? Avranno ridotto la dose. Sì, no, secondo me basta quasi, il vasetto. Sembrava quasi salsa verde, salsa sì, prezzemolo. Riassaggiatelo perché è davvero cambiato. Assomiglia un pochettino, vedi, una cavolata, ma un pochettino, se qualcuno lo prendeva da onnivoro, quando mangiavamo tutto... Quello, ma io non penso che ci seguino solo vegani. Quello fresco, tipo della Buitonico, sapete quei vasettini piccoli di pesto fresco in frigorifero? Quelli lì assomiglia a questo, sia di gusto che anche di consistenza. Ok. Allora, avviciniamo il... Cosa devi fare? Mangiare le lasagne? Ah, come si chiama? Vai a mangiare la tua? No, ma lui vuole il formaggio, perché lui piace il formaggio vegano. Lui sta sniffando, vorrebbe quello che c'è nella pentola. Guarda. Oh, così magari uso solo un cucchiaio. Si riesce a
piace il pesto. No, è a Cupi che piace il pesto. Sì. Adesso qua mi insulterà mia moglie e mi insulterà anche mia suocera perché sono troppo precisino per queste cose. Per me le lasagne non vanno messe a muzzo, va rotto l'angolino. Mangiamo per le 5. No, non va, ma mangiamo per le 5, però va fatto così che almeno vado a occupare. Non ci sta, troppo lunga. Sì, per quello che io metto un po' più là e poi... Vabbè, adesso lo arrangio. Questo qua si rompe. Sì, si rompe a muso. Però va fatte così, vanno fatte bene, dai, cioè... Poi ci va questa qua. Leggermente sovrapposta, non serve, tanto gonfiano e leggermente sovrapposta. Chi ha ragione? No, mamme calabresi, datemi ragione. Gonfia e va a occupare tutti. Vai, gonfia, metti il coso, vai su, 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 produci, produci. Questa cosa è pornografica. Sembra che stia mettendo il. Come si chiama il... Le lasagne mi piacciono belle condite o quelle secche senza condimento? No, perché una volta abbiamo mangiato delle lasagne che erano praticamente secche. Quelle sui montagna. Sì, ma non volta. Di chi era. No, no. Tanto Paola aveva già capito di chi era. Cioè, i dentisti gioiscono di quel tipo di lasagne, perché ti spacchi i denti, no? Le lasagne devono essere belle condite. Sì, diciamo che quelle lasagne là erano più morbide e queste qua ancora crude. Sì, se fossero state crude erano veramente più morbide. No, aspetta. Ah, e vabbè, questa vabbè, questo mettiamo... qua no, lasciamo. No, mettiamo qua, dai, il formaggio. Noi c'è una cosa che facciamo, con qualsiasi tipo di lasagna... Se abbiamo del formaggio, mischiamo tutti, cioè non abbiamo, beh, noi abbiamo formaggio grattugiato, abbiamo quello finta mozzarella del Lido, oh mi sta cadendo, mi è caduto. Cookie, abbiamo bisogno di te. E poi abbiamo questo qua. Dipende quello che abbiamo, mettiamo quello che abbiamo, non stiamo questo lì. Qua lo mettiamo, ce n'è poco, lo mettiamo in cima, dai. Non stiamo lì troppo... No, però ci sta. Andy sta dicendo che le lasagne devono essere ben condite, se no sono secche e ci si rompe i denti. E lui i denti ce l'ha. Lui mangia i sassi, lui rompe i sassi, le lasagne dure, vai. Non le farebbero nei caldi. Altro giro, altro regalo. Io sto già sbavando. Sì, io mangerei quella roba di cucchiaiate. Ma tanto avanza, l'ho fatto un pochettino sì, di tempo. Sì, avanza, domani ci prenderemo la pasta, sì. Magari. Non ci facciamo altra pasta al forno, ma non le lasagne. Che non ne abbiamo più, la pasta al forno, magari sì, facciamo un po' di patate, un po' di fagiolini, possiamo fare una pasta al forno, sì lo so. Ma bastava. Con le patate, i fagiolini e questa besciamella al pesto, potrebbe essere un'idea. Cucchino. Tutto piccolino. Non abbiamo messo di nuovo il formaggio, non fa niente. Non siamo abituati a usare il formaggio, per quello che ci dimentichiamo. No, ma quando ce l'abbiamo lo metto, adesso metto questo qua a fette, no? Però bisogna prima assaggiare se è ancora buono. Certo che è ancora buono, è appena aperto. Non so, non si sa mai. Non posso, vado a mangiare così. Vedi, tu sei pignolo sul fare le sfoglie giuste, io sono pignola sul mettere il condimento in ogni punto. Ah, proprio così? Tanto ne abbiamo. Dopo ve la facciamo vedere bene, soprattutto da cotte. Basta, sennò sto strato è super... Ma sì, carico. Ma falle... Ma fa le goduriose, fa le uno deve morire di infarto mangiando. Vedi, non lo vedi. Io no. Bisogna fare 12 strati di legno. 12 strati non ci stanno in questa mini teglia. Adesso schiaccio che così faccio no, spazio per la teglia. No, tanto salgono. Lasagne di broccoli, secondo te le lasagne di broccoli? Sì, le ho già fatte. Già fatte, buone. Sì, abbiamo fatto senza sbagliare anche quelle col cavolfiore, sì. Col cavolfiore, lasagne col cavolfiore fritto.
Madonna, cosa se sono? Volete lo portiamo a ricetta. Sì, sì, no, no, se volete, ve la facciamo vedere comunque perché merita. Mi sa che non avanza. La besciamella. Niente, no, ce n'è tantissima. Ma forse ancora un... Vabbè, se non avanza non fa niente. Forse due strati li possiamo ancora fare, però non lo so, adesso vediamo. Ok? Le lasagne che abbiamo noi sono queste qua, le prendiamo all'MD. Ci sono sia con le uova che senza l'MD, sia i cannelloni, le tagliatelle, tutte queste paste. Così. Però mia mamma l'ha provate, quelle con le uova, ha provato anche queste qua, ha detto che comunque sono più buone queste. Sono più buone. Ma perché e mia mamma adora la pasta all'uovo. Io odio la pasta all'uovo, quindi per me è ovvio. Che dice una roba del genere? Vai giù che stai perdendo tanti di quei peli, giù. Vuol dire che è tanta roba, eh. Però. Ma che gonfiano, eh? Quindi questo è l'ultimo strato. Ma bisogna. Ma poi straripa. Piuttosto che li mangiamo un'altra volta, li compriamo. Aspetta, questi qua li messi uno sopra l'altro. Vuoi le lasagne? Sì? Tante lasagne? Ma come brilli! Gnagnino. È un peccato perché ne avanzano due pezzi. Io sono sempre l'ansia che non stia registrando. Lo so, ma non fa niente. Non... No, poi quando si cuociono straripano. Una volta mi è successo. Ho iniziato a straripare tutto il sugo. Ma questo è il pesto. Straripa anche il pesto. E io lo pesto. Senti, perché lui piace il pesto. Una volta odiava il pesto. Il pezzettino di formaggio che era caduto. Ti ricordi quando lo odiava? Appena sentiva qualcosa col pesto. Adesso gli piace un sacco. Appena sente, ecco, senti, lo brontola perché lo vuole. Vuoi la livella? Vado a prenderti la cazzola che lascio da tuo padre, quella che ho comprato io per fare i lavori, perché... Aspetta, qua ce n'è un po' meno. Prendiamo la bolla, okay. Vediamo se è a posto, sicura. No, qua sopra questo. Chiami, ma ce n'è poco, poco, usiamo. No, finite c'è. Tutti i formaggi che avete in casa, così dopo che avete finito di mangiare... dormite, noi dobbiamo scaricare i bancali, così almeno bruciamo un po' di... Meno male, così almeno consumo un po' di lasagne, perché... pesa... secondo me pesa 3 kg. Allora, la teglia pesa, mi sembra 250, 300 grammi, la teglia solo. Questi formaggi tutti Lidl, Lidl... Lidl, sponsorizzaci. E ancora tanti prodotti non ci sono qua in Italia, sono in Germania o all'est. Sì, ma la Germania è all'est, non è che... Ecco! No, con chi? Vabbè, ho capito, non volevo perché mi dà fastidio soprattutto. Lo stai buttando in giro. Non lo sto buttando in giro, qua mi è caduto un goccettino, ma non ho buttato tutto in giro. A posto. E adesso andiamo a sfornare. Posso cominciare già a tagliarle? Sì. Aspetta, no, facciamolo prima a vedere. Facciamo vedere. Facciamo vedere. Vediamo se si vedono. Così, così. Occhio che così. Ti cade tutto. Perché se io prendo la telecamera e vi faccio vedere così, vi viene mal di mare. Ben croccanti di sopra. Sto sbavando. Che fame, ma poi è tardissimo, che ore sono? Saranno tipo l'una. Io touch il naso, touch. È l'una e mezza. L'una e mezza.
Per me è tardissimo. Ma ci vuole, l'abbiamo preparato però. Abbiamo iniziato sì, vabbè, però in realtà il pesto ci vuole un attimo, non devi far cuocere il ragù. Il pesto è già fatto, anche se te lo fai tu, comunque ci vuole un attimo a fare il pesto, meno che a fare il sugo. Sono super formaggiose queste donne, non ce la faccio più, dai su! La pazienza di mia moglie. No, per queste cose non c'ho pazienza, ho fame. Tipo Eddie quando arriviamo a casa che comincia ad abbaiare come un matto perché vuole la pappa. Si disfa, si spacca perché... Perché non è tagliata bene qua. Mettilo a me, questo è quello che ho fatto, mettilo a me. Tiro qua questo. Tiro giù. Devi farti il botto, se no si rimane. E col formaggio si appiccia. Campo sulla cosina, se non si scocca. E voilà, io ci sono fermo, e voilà. Il problema è che non abbiamo neanche aspettato lasciare un attimino e quindi... Ragazzi, c'ho fame, qui c'hai fame, la facciamo. Eddie c'ha fame perché non ha voluto mangiare, non è che lui non ha voluto mangiare il suo perché voleva le lasagne. Di sicuro. Allora, a te l'onore del primo assaggio, così ti peli. Oh! Dai, ogni volta! Dove è stato tanto di formaggio? Però sa anche di pane grattugiato. Non c'è pane grattugiato. Lo so. Buonissima. Solo che non riesco a tagliare. E prendi il coltello. Perché ha fatto la crosticina. Forse ho messo troppa besciamella, ho esagerato. Poi quello che ho esagerato sono io quando uso il formaggio. Allora, io ho esagerato con la besciamella. Ah, ho mandato giù il bollente e mi ha bruciato qua. Però sono buoni. Vabbè, ma le lasagne non buone non esistono, a parte quelle non farcite bene, quindi super secche. Ma anche tua mamma le sa, l'aveva mangiata anche lei. Sì. C'era anche lei quella volta. C'era rimasta male. No, perché sei lì che dici, ah che bello, finalmente mi mangio le lasagne, poi vai e ti ritrovi quella cosa secchissima. Che non riesci a mangiarle, non ci riesci proprio. Però ad alcuni piace così. Lo so, vabbè, a me no. O vabbè. Così troppo. Comunque, io voglio chiedere una cosa. Spero che ti piace. Non sei curiosa di sapere, tutti quelli che ci seguono, qual è la loro preferita? E soprattutto qual è, se l'hanno mai fatta, la più strana? Sì. La più diversa, la più oppure con sai, una ricetta particolare che è riuscita così a caso e l'hanno fatta e hanno scoperto che era buonissima. E quindi... la più strana qual è? La più strana è quella che è stato un errore. Ho fatto la besciamella con latte alla vaniglia. Sì, però era una lasagna classica. Sì, ma strano, strano, alla fine che ho fatto io non ce n'era. Cioè, alla fine sì. Io ho fatto, in pratica questa qua con latte alla vaniglia, ho fatto i broccoli alla mezza, ho fatto con le zucchine, carote e besciamella buone. Bianche, classiche con le lenticchie. E basta, non ho fatte stranissime. Io la più strana che ho fatta è quella con minestrone sul gelato. Avevo le lasagne, ho fatto il minestrone sul gelato, l'ho frullato, ho fatto gli strati, no, te la sei mangiata, era buona.
ho fatto gli strati, ho infornato, è venuto un minestrone alternativo, in realtà era buono, era buonissimo. Una lasagna strone? E poi un'altra strana praticamente è stata sempre lo stesso periodo nella prima casa, ti ricordi? Quando non è quello che avevamo la bombola, stavo facendo il tonno con i fagioli. Se avete presente quello delle scatolette, però lo stavo facendo io con il pomodoro, il tonno e i fagioli, no? A un certo punto ci finisce il gas, perché avevamo la bombola del gas in quella casa lì, e era tutto ancora crudo, liquido. Allora io che ho fatto? Ho preso, messo in forno con le lasagne, ho fatto gli strati senza besciamella così, ho fatto le lasagne con tonno e fagioli. Io sì. Mi ricordo quella che hai fatto, adesso non mi ricordo se era per Natale o cosa, con il cavolfiore o la verza. Hai fatto quello viola? Sembra che hai fatto lo scorso quello. Natale. E hai fatto anche quella col cavolfiore fritto, che mi sa. È spettacolare. Cosa mi siete anche a tua mamma? Quel col cavolfiore fritto dovete provarle. Un giorno ve le facciamo vedere, così potete replicarle, perché sono una roba pazzesca. E poi so che le nostre video ricette non sembrano granché rigirate, sono girate un po' di mafiati, che sono tutte una bomba. E non lo diciamo perché siamo di parte, ma sono veramente una bomba. E noi meno ingredienti abbiamo in frigorifero per fare la ricetta, più ci vengono buone. Beh, io quando abbiamo troppa roba nel frigo non so cosa fare. Sono troppa scelta, vado nel panico, alla fine faccio pasta al pesto. Anche se non abbiamo il pesto, lei fa il pesto. Io faccio il pesto con tutto. Qualsiasi cosa trovo, ci faccio il pesto. Quindi se un giorno non mi vedrete più sul canale, ha fatto il pesto lì. Il pesto. Il pesto. Ma fai il pesto o il pesto? Pesto. Vabbè dai, basta sproloqui. Noi ci finiamo le teglie. Cioè la teglia. No, io non ci finiamo la teglia stavolta. Io ancora un pezzettino non lo faccio. Sono 2 kg di formaggio, se ci finiamo la teglia non collassiamo. Io non mi fermo. Noi andiamo avanti. Vi ringraziamo perché comunque siamo arrivati quasi a 700, siamo a 640 mi sembra. E speriamo che il video, anche se non è un video un granché, girato un po' così fra di noi, semplice, non è tanto articolato, vi sia piaciuto. E fateci sapere la lasagna più strana che avete fatto, quella che vi piace di più o quella che avreste in mente anche di fare, sperimentare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao! E ogni volta che diciamo ciao si dice tipo chi state salutando?